Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Signore, pietà. Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci con le opere di carità fraterna, fa che camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti per giungere rinnovati alle feste pasquali per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché gli dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e fargli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. E tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo: ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gioia con la figura di un toro che mangia erba.
ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Ed egli li avrebbe sterminati se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eus habeat vitam aeternam. Laus tibi Christe rex aeternae gloriae. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvi. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete chiedere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che io sarò ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?» Parola del Signore. Cari fratelli, vediamo l'amore di Gesù Cristo a tutti, veramente a tutti, anche ai farisei. Gesù Cristo dice ai farisei: voi scrutate la scrittura, voi avete conoscenza dei profeti, avete conoscenza della legge. E la legge e i profeti parlano precisamente di me, dice il Signore, eppure non volete ricevermi, non volete ricevermi, non volete riconoscermi. Perché? Perché
succede questo. E molte volte la nostra vita è proprio così. Il Signore viene continuamente a bussare alla nostra porta, il Signore continuamente ci parla per mezzo di momenti, avvenimenti concreti, anche nel mezzo di questa situazione che stiamo vivendo, di questa epidemia, però molte volte non ascoltiamo. I farisei erano scandalizzati perché Dio si era fatto uomo, una cosa inaccettabile per loro che Dio si facesse carne come noi. E molte volte noi ci scandalizziamo dei nostri peccati e non pensiamo che il Signore ci possa amare così come noi siamo. Però Gesù Cristo viene qui precisamente per salvare ai farisei, quelli che conoscevano la legge, quelli che conoscevano i profeti, quelli che erano sacerdoti, quelli che chissà vanno tutti i giorni alla messa. E molte volte proprio noi che ci diciamo molto vicini al Signore, proprio noi che compiamo tutto quello che bisogna fare per la Chiesa, per Dio, molte volte non riusciamo a riconoscere quando il Messia vuole entrare nella nostra vita. Perché? Perché ci siamo fatti anche noi un vitello d'oro e preferiamo seguire il vitello d'oro dei soldi, il vitello d'oro del successo, il vitello d'oro della sessualità. Anche noi ci siamo fabbricati un idolo. Quindi il Signore in questo tempo di Quaresima anche permette questo virus per aiutarci, per distruggere i nostri idoli, per farci capire che la salvezza viene solamente da Lui, che la conversione del cuore viene solamente da Lui. È una parola forte questa che il Signore ci dà oggi, di un Dio, come abbiamo visto nella prima lettura, adirato. Però abbiamo un intercessore, Mosè, e noi della nuova alleanza di cui siamo popolo abbiamo Gesù Cristo che intercede per noi. Coraggio, fratelli, entriamo nella volontà di Dio, chiediamo in preghiera al Signore di sapere esattamente qual è la sua volontà e che ci faccia vedere chiaramente quali sono i nostri idoli, così che noi possiamo seguire il Signore che va verso la Pasqua con un cuore unito a Lui. Le nostre preghiere al Signore, sapendo che Lui è un Padre buono e che sempre ci ascolta. Rispondiamo: Signore Gesù, hai provato la tentazione della fame, ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo affinché la Chiesa si impegni nell'aiutare chi soffre, contribuendo a risolvere le ingiustizie che causano la povertà di molte persone. Per questo ti prego e ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Sostieni, o Signore, chi opera per la pace e vuole costruire un mondo più giusto e fraterno. Per questo ti prego e ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo di aiutarci, Signore, in questo tempo difficile. Ti preghiamo per tutti quelli che si sono ammalati e sono morti a causa del virus, che tu possa aiutarli sempre nelle loro difficoltà in questa terra e nella terra che verrà. Per questo ti prego e ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Dona lo Spirito a quanti si mettono al servizio dell'annuncio del Vangelo, soprattutto al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Nicolas, a tutto il clero, i religiosi e il popolo di Dio. Per questo ti prego e ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Ricevi, Signore Padre Santo, le nostre preghiere, anche quelle che sono nel profondo del nostro cuore, per Gesù Cristo, nostro Signore.
Panis Angelorum, factus cibus viatorum, pere panis filiorum, non mitendus canibus, in figuris presignatum, sacrim olatur, agnus pace deputatur, datur ala patribus. One pastor panis venere, Iesu nostri fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente e Misericordioso, l'offerta di questo sacrificio guarisca la nostra debolezza dalle ferite del peccato e ci renda forti nel bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta innalzare inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere di penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celestiali, cantiamo una voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazia, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolas e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della tua resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, e ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli del Dio della pace, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, miserere.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, ci liberi da ogni colpa, perché sollevati dall'umiliazione del peccato possiamo gloriarci nella pienezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La nostra messa ha terminato, potete andare in pace.